Buongiorno e benvenuti all'edizione di oggi, mercoledì 17 settembre 2014, con le notizie di Telemerito. Calabria, caos sanità. La giunta nomina i nuovi commissari. Nonostante il veto imposto dal Ministero della Salute, la giunta calabrese ha deciso di nominare i commissari delle aziende sanitarie. L'esecutivo ha nominato i commissari per le seguenti aziende sanitarie provinciali ed aziende ospedaliere: all'ASP di Catanzaro Giovanni Paladino, all'ASP di Reggio Calabria Franco Sarica, all'ASP di Crotone Elga Rizzo, all'azienda ospedaliera di Cosenza Filomena Panno. Vincenzo Sidari è stato designato presso l'azienda ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli di Reggio, Mario Catalano presso l'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro. La giunta ha inoltre preso atto delle dimissioni di Alessandro Morelli dall'ASP di Cosenza. Una scelta obbligata, la nomina dei commissari, ha dichiarato la presidente facente funzioni Antonella Stasi. Non potevamo lasciare ASP ed AO senza guida. La nuova giunta potrà così nominare i nuovi direttori generali. E c'è subito la replica della deputata del Movimento 5 Stelle, Dalila Nesci. Hanno voluto provare a loro stessi che contano ancora qualcosa. Dunque hanno agito spacciando la bugia dell'obbligo giuridico delle nomine e nascondendo la delibera di giunta del 2010 in cui sostenevano che tali provvedimenti spettavano solo al governo tramite il commissario per il rientro dal debito sanitario. C'è un dettaglio importante: all'epoca il commissario era il governatore Giuseppe Scopelliti. In pratica, per interessi di bottega, i fedelissimi dell'ex presidente della regione Calabria se ne sono infischiati del parere contrario dell'Avvocatura dello Stato e delle precisazioni ufficiali dei ministeri della Salute e dell'Economia, sempre contrari alle nomine. La battaglia di legalità e giustizia sull'argomento è soltanto all'inizio. Ho presentato esposti, dice ancora Dalila Nesci, penali e contabili, e anche un'interrogazione parlamentare, oltre ad aver informato il Presidente del Consiglio Renzi e i ministri Lorenzin e Padoan. Adesso Stasi e soci risponderanno politicamente e personalmente del loro ennesimo grave e imperdonabile abuso. E veniamo alla vicenda dei bronzi di Riace. Inizieranno questa mattina presso il Museo Archeologico di Reggio Calabria i lavori della commissione nominata dal Ministro per i Beni Culturali, Dario Franceschini, per valutare la trasportabilità delle due statue dopo la richiesta di prestito arrivata dalla Regione Lombardia. La commissione, sottolineano dal Ministero, è stata investita di competenza esclusivamente scientifica e ha il compito di stabilire se ed eventualmente a quali condizioni le statue siano trasportabili senza pregiudizio alcuno per la loro integrità e conservazione. Presieduta da Giuliano Volpe, ordinario di archeologia all'Università di Foggia, dovrà fornire alle autorità competenti un parere utile ad esprimere il parere definitivo sulla possibilità di un eventuale spostamento in occasione dell'Expo Universale di Milano. La commissione scientifica sarà composta da Simonetta Bonomi, soprintendente per i beni archeologici della Calabria, Gisella Capponi, direttrice dell'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro, Gerardo Decanio, responsabile del laboratorio dell'Unità Tecnica Tecnologia dei Materiali dell'ENEA, e Stefano Decaro, direttore dell'ICROM. Inoltre Daniele Malfitata, direttore dell'Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del CNR, e Bruno Zanardi, associato di Teoria e Tecnica del Restauro presso l'Università di Urbino. Veniamo alla cronaca. In occasione del preannunciato sbarco di circa 880 migranti di varie nazionalità africane a bordo della nave Aliseo della Marina Militare, che raggiungerà nel porto di Reggio Calabria nella mattinata di oggi, il prefetto Claudio San Martino ha tempestivamente convocato, nella tarda serata di ieri, una riunione operativa per il coordinamento delle attività di primo soccorso e assistenza. All'incontro hanno partecipato i rappresentanti del comune capoluogo, della provincia, delle forze di polizia, della capitaneria di porto, della direzione marittima della Calabria e della Basilicata, del SUEM, della protezione civile, dell'azienda sanitaria provinciale e dell'azienda ospedaliera. Inoltre anche le associazioni di volontariato e la Croce Rossa. A tal fine è stata attivata la sala operativa per il coordinamento delle operazioni di primo soccorso e di accoglienza. A bordo della predetta nave vi sono 683 uomini, 125 donne e 72 minori.
Come nei precedenti sbarchi, circa 100 migranti saranno ospitati presso una struttura messa a disposizione del comune di Reggio Calabria, che assicura anche la somministrazione dei pasti e garantisce la misura di prima assistenza, con la collaborazione delle varie associazioni di volontariato del territorio, già presenti in occasione dei precedenti sbarchi. I restanti migranti saranno trasferiti in strutture anche fuori regione, secondo il piano di riparto predisposto dal Ministero dell'Interno. Bagno di folla a Reggio per il film Anime Nere. Reggio Calabria abbraccia Anime Nere. È un vero e proprio bagno di folla quello che ha atteso il regista Francesco Munzi insieme all'autore del libro Gioacchino Criaco e agli attori principali del film nel giorno dell'anteprima a Reggio Calabria. Sala gremita e grandissimo entusiasmo. Non ci aspettavamo questo successo, spiega soddisfatto il regista Munzi. Il sostegno delle persone è invece arrivato. Il film colpisce anche gli spettatori più ottimisti, una storia che ha il merito di raccontare le dinamiche dell''ndrangheta dall'interno, lontano dagli stereotipi, cogliendo il dramma umano della scelta criminale. Grande soddisfazione è stata espressa da tutti i protagonisti del progetto Anime Nere, che si sono intrattenuti fino a tarda sera rispondendo alle sollecitazioni provenienti dal vasto pubblico intervenuto. Venerdì 19 settembre alle ore 12 presso il comune di Medito Porto Salvo si terrà la conferenza stampa avente ad oggetto la presentazione della mostra documentale fotografica Il filo del ricordo dalla prima alla seconda guerra mondiale, voci e volte dal fronte. La manifestazione, che si terrà come detto a Melito durante il mese di novembre, rientra tra gli eventi programmati in occasione della Giornata Nazionale per il Patrimonio Artistico e Storico e organizzata dalla Soprintendenza dei Beni Archivistici della Calabria in collaborazione con la dottoressa Salvaggio, il Circolo Meli e con il patrocinio del comune di Melito di Porto Salvo. Nel corso della conferenza stampa, la sovrintendente dottoressa Tripodi illustrerà il progetto alla stampa unitamente agli altri organizzatori e alla commissione prefettizia. Si è svolta ieri invece alle ore 12 presso la sede del forum territoriale sito in via Filippo Turati a Melito. La conferenza stampa per illustrare ai media ed ai cittadini tutti l'incresciosa situazione venutasi a creare a seguito della pubblicazione del bando di gara relativo al servizio di assistenza domiciliare e inclusione sociale rivolta a disabili gravi, anziani e persone non autosufficienti. Vediamo il servizio. Con la conferenza stampa, il forum del terzo settore ha lo scopo di contrastare le oscure posizioni con le quali si cerca di far passare lo stesso come organismo di difesa corporativa degli enti associati, denunciando che i diritti delle persone sono impossibili da esigere attraverso un bando di gara al ribasso e dalla durata non proporzionata ai fondi messi a disposizione. Nel prendere atto di ciò, rigetta e diffida chi si ostina a ritenere questa organizzazione portatrice di scopi diversi dall'interesse collettivo e dalla difesa delle fasce fragili di popolazione. A conclusione della conferenza stampa, il forum chiede la rettifica del bando caratterizzato da palesi incongruenze a svantaggio dei cittadini. E concludiamo con una notizia di sport. La vendita dei biglietti del settore ospite per Regina Lecce è tassativamente vietata ai tifosi residenti nella provincia di Reggio Calabria non aderenti al programma Tessera del Tifoso o Supporter Card. Protocollo d'intesa, ricordiamo, del 21 giugno 2011 tra Ministero dell'Interno, CODI, Federazione Italiana Gioco Calcio e Leghe Professionistiche. I biglietti, dal costo unitario di 10 euro, potranno essere acquistati a partire dalle ore 10 di martedì 16 settembre presso le ricevitorie Lottomatica Ticket One della rete nazionale Ospiti. La vendita terminerà alle ore 19 di giovedì 18 settembre. E con questa si conclude l'edizione di oggi, mercoledì 17 settembre 2014, e l'appuntamento è rinnovato alla stessa ora di domani. Buon proseguimento di giornata.